Nomus 900 Musica è un centro di studi e ricerche che è nato in aprile del 2013. A quell'epoca io ancora lavoravo in Rai, erano gli ultimi mesi perché poi al primo di luglio sono andato in pensione, ma diciamo che in un certo senso era già maturata questa idea di fondare un centro di studi e ricerche sul Novecento, proprio sulla base dell'azione che io avevo svolto in Rai, cioè quella di recuperare lo studio di fonologia, cioè tutti i nastri di fonologia, le macchine, di averle ricostruite al castello e messe a disposizione del pubblico, degli studiosi, di tutto. Di fonologia il lavoro non era finito quando io sono andata in pensione, cioè avevo riversato tutti i nastri. Tutto il materiale è stato portato poi al Castello Sforzesco insieme alle macchine. Sempre la dottoressa Laura Pronesti aveva scansionato tutte le lettere, quindi tutta la corrispondenza, che sono oltre 2700 lettere, e tutto ciò in originale è al castello. Rimane qui alcuni faldoni che pian piano stiamo digitalizzando, perché ovviamente non l'ho potuto terminare in Rai. Man mano che queste cose vengono digitalizzate, le passiamo tutte al castello e qui restano comunque in copia. Allora, il problema è che al castello non hanno il tempo, le attrezzature per far ascoltare o far sentire o far vedere. Quindi chi vuol fare una ricerca su fonologia può tranquillamente venire qui e quantomeno in copia digitale ha tutto il materiale. Se poi proprio avesse bisogno di consultare la lettera originale perché deve vedere magari dei colori, delle cose, delle matite, delle correzioni, oppure i nastri originali perché deve vedere magari tagli, pecette, consistenza, allora chiederà un appuntamento al castello e può naturalmente andare al castello a visionare questi materiali. Altrimenti, se è per un primo ascolto, per una prima ricerca, tutte le schede, tutti i materiali può venire tranquillamente qui da noi in via Tito Vignoli 37/A a Nomus. Siamo molto grati a Mito perché Mito, senza l'aiuto di Mito e soprattutto del dottor Francesco Micheli, non si sarebbe mai potuto realizzare quella bellissima ricostruzione al Museo del Castello Sforzesco. Quindi 2008. Mito sposa questo progetto di ricostruzione dello studio di fonologia al Castello Sforzesco, viene incaricato l'architetto De Lucchi che fa questa casetta di vetro e legno in cui sono state ospitate le macchine. L'anno successivo Mito stampa il catalogo di fonologia presso Ricordi e quindi queste sono state le due operazioni che abbiamo fatto con Mito. E in questa scia, diciamo, in questa passione che nello stesso tempo era nata, ho cercato di dirmi: ma perché non andare avanti? Quindi perché non recuperare anche il resto degli archivi che a fonologia erano legati, visto che tutto sommato in Rai non c'era questo interesse di recuperare il materiale inerente a fonologia. E quindi, ad esempio, il fondo Lietti, cioè la famiglia Lietti, gentilmente diciamo ci ha donato tutto questo materiale visto che poi la Rai non aveva voluto occuparsene e Elfrido Lietti era stato un personaggio molto importante per lo studio di fonologia perché era colui che aveva progettato tutte le macchine, tutto l'impianto di fonologia mettendo Luciano Berio e Bruno Maderna in condizioni di poter lavorare a partire dal 1955. Fondo Lietti è un fondo piccolissimo, però è importante perché ci sono gli schemi delle macchine, delle apparecchiature che lui aveva progettato, alcuni suoi oggetti personali, compresa la sua busta paga, ad esempio, compreso alcuni, il suo testamento, un testamento molto buffo, molto, molto ironico. Lui era un personaggio anche molto, veramente molto simpatico, si auto, come dire, aveva dell'ironia anche verso se stesso e quindi al suo funerale aveva prescritto di non fare cose serie, ma anzi aveva prescritto che ci fossero musiche di Katy Barberian, ad esempio, che era stata una sua grande passione, una sua grande amica, proprio nell'epoca di fonologia.
E quindi da quest'altro piccolo fondo, che è il fondo Lietti, man mano si sono aggiunte o donazioni o prestiti o comodati d'uso di altri musicisti. Ad esempio Marinuzzi, Gino Marinuzzi Junior, di cui la famiglia ci ha donato tutti i nastri, perché noi abbiamo fatto tutto il riversamento dei nastri, questo già quando ero in Rai, e poi abbiamo proseguito dopo. E quindi di Marinuzzi abbiamo praticamente in originale tutti i nastri analogici che il maestro aveva nel suo archivio, insomma. Adesso siamo in trattative per proseguire l'opera e andare avanti anche con i manoscritti, con le partiture, con i carteggi, con tutto il resto. Naturalmente le cose con gli eredi sono sempre molto lunghe, molto anche delicate, perché chiaramente ogni erede ha piacere a mantenere il proprio legame con il proprio parente, e quindi nessuno di noi vuole scippare assolutamente questi materiali. Semplicemente ci poniamo il problema che alcuni materiali stanno man mano deperendo, come i nastri, quindi se non si interviene velocemente poi si rischia di perdere anche proprio le musiche. Un altro fondo è il Fondo Valenza. Fondo Valenza, non abbiamo solo grandi fondi o grandi personaggi, abbiamo anche piccoli archivi di persone, diciamo sconosciute, perché sono semplicemente magari delle persone normali. La signora Valenza era una insegnante di pianoforte, nata nel 1907, morta a 104 anni, ma durante tutta questa sua vita, fino all'ultimo, ha continuato tranquillamente ad andare a teatro, andare ai concerti, e quindi ci ha lasciato tutto questo aspetto trasversale della Milano dalla prima guerra mondiale alla seconda guerra mondiale, al passaggio dopo della ricostruzione, di tutto quello che lei ha vissuto nella Milano, a partire dalla sua prima pagella in conservatorio. Quindi abbiamo persino questa pagella del, credo, 1923, e abbiamo anche tutto uno spaccato di quello che era anche l'educazione musicale di quell'epoca, delle materie che venivano insegnate, degli insegnanti. Abbiamo la foto di Pozzoli, su quale tutti abbiamo studiato, perché io stessa, pur un paio di generazioni dopo, ho studiato. La foto di Pozzoli con dedica alla sua allieva, appunto, Antonietta Valenza, allieva diligentissima, firmato, e quindi anche questa piccola testimonianza, insomma, di un rapporto molto, molto carino, affettuoso del proprio insegnante con i propri allievi, insomma, ecco. Un altro pallino mio era ricostruire l'Angelicum, cioè ricostruire tutto quello che è stato un po' il percorso di questo teatro dell'Angelicum dei Frati Minori, che era stato attivo a Milano dal 1941 praticamente a pochi anni fa, insomma, una decina d'anni fa. E questa è stata una cosa molto interessante, perché andando dal padre Beretta dell'Angelicum rimanevano i dischi, rimanevano i vinili o i CD, ma non rimaneva molto dal punto di vista del materiale cartaceo, non rimaneva un archivio di amministrazione, una corrispondenza, pochissimi programmi. Quei pochissimi programmi padre Beretta gentilmente me li ha dati tutti, e abbiamo incominciato a scansionare tutto questo materiale. Dopodiché abbiamo trovato Lorenzo Arruga, che ne aveva 92, e ce li ha donati, quindi anche un grazie infinito a Lorenzo Arruga, che sappiamo che Lorenzo Arruga è intervenuto, ahimè, alla fine dell'Angelicum, quando l'Angelicum era stato chiuso, quando l'orchestra gli aveva chiesto di poter intervenire per in qualche modo farla rivivere ancora, e lui aveva cercato di farla rivivere, ma poi dopo non c'era riuscito. Ma comunque, quindi, lui aveva tutto questo materiale dell'Angelicum a casa sua, che erano programmi privati, chiaramente, che lui aveva seguito in qualità di critico, in qualità di giornalista e di musicista. Benissimo, ce li ha dati, li abbiamo già scansionati. Dopodiché si è sparsa un po' la voce, quindi qualsiasi dei nostri soci ha frugato nelle proprie carabattole, nei propri armadi, e ci ha portato tutto ciò che aveva che riguardasse l'Angelicum. Quindi dai vinili, un nostro socio carinissimo, che è Luigi Riboldi, aveva tantissimo materiale e ce l'ha portato e l'abbiamo scansionato. Quindi pian piano, non tanto dal fondo originario, ma da tutta questa collaborazione che abbiamo avuto,
Stiamo rifacendo la fotografia di tutte le stagioni dell'Angeli con tutti i programmi. Ecco, in questo caso è proprio il primo programma originale del 1941, il primo programma del primo concerto di inaugurazione della stagione dell'Angeli. E questo ne andiamo molto fieri, ovviamente. E questo è l'altro fondo dell'Angelicum. Un fondo importantissimo è quello dell'autunno musicale, ma ahimè anche lì il comune distrattamente se ne era dimenticato, non ha sovvenzionato più, anzi a un certo punto ha dato lo sfratto a questa fondazione. E anche lì ci sarebbe stato il pericolo che andasse tutto disperso, tutto distrutto. Quando Gisella Belgeri mi ha proposto questa operazione, ovviamente ne sono stata felicissima e quindi con Gisella Belgeri, con il CEMAT e con la soprintendenza adesso dei beni archivistici per la Lombardia, stiamo cercando di recuperare veramente tutto l'autunno music, tutto il fondo, metà è già qui, altri 99 faldoni stanno aspettando di essere traslocati, ma entro la fine dell'anno lo facciamo tutto, insomma, questo trasloco, e riuniamo tutto il materiale, sia dal punto di vista di locandine, programmi di sala, manifesti, progetti, foto, audio. Ecco, ad esempio l'audio, abbiamo più di 2000 cassette, audiocassette. Ahimè, non ci sono registrazioni molto professionali, sono semplicemente le audiocassette, però quantomeno queste abbiamo incominciato a registrare, questo grazie anche alla dottoressa Laura Pronesti che ha incominciato il riversamento e quindi già 130 cassette sono già state riversate in digitale. Naturalmente da 130 a 2000 ce ne passa, però piano piano se riusciremo ad avere fondi e qualche aiuto, insomma, cercheremo col tempo di farlo. Quindi Angelicum, Marinuzzi, Lietti, Autunno Musicale di Como, Bettinelli. Bettinelli. Allora, con Bettinelli, la vedova Silvia Bianchiera Bettinelli, persona carinissima, disponibilissima, ci ha dato l'anima veramente, e ci sta facendo lei tutte le scansioni in digitale. Per il momento, ovviamente, giustamente, tiene a casa sua gli originali, ma noi avremo a disposizione tutte le scansioni, già le abbiamo, a disposizione degli studenti, dei ricercatori, dei musicisti che vogliono venire in sede a consultare. Perché veramente deve essere ben chiaro che un archivio deve vivere, un archivio tenuto in un armadio non ha nessun senso, è come averlo perso una seconda volta. Quindi gli archivi vivono in funzione del fatto che uno mette a disposizione i materiali per la consultazione, per essere studiati, per essere letti, per essere visti, per essere suonati. E quindi anche tutte le attività poi che riusciamo a fare presso il Museo del Novecento, di questi omaggi a Bettinelli, omaggio a Roberto Leidi, omaggio a Katy Barberian, omaggio a Gino Negri, in questo momento stiamo facendo omaggio a Gino Negri, hanno un senso perché tutti questi materiali vengono messi a disposizione del pubblico. Quindi tutti questi materiali sono consultabili presso la sede di Nomus è via Tito Vignoli 37 barra A, Milano. Basta prendere o un appuntamento o generalmente al pomeriggio comunque siamo sempre aperti perché abbiamo gli stagisti che vengono appunto a scansionare tutti i materiali, però comunque può essere che abbiamo concerto e allora ecco che siamo al museo o siamo in altri teatri a fare ovviamente i nostri eventi. Però comunque basta consultare il nostro sito www.nomus associazione. E ci trovate tutto il calendario degli eventi, trovate tutte le manifestazioni che facciamo, trovate l'archivio anche di tutte le manifestazioni che dal 2013 ad oggi abbiamo fatto, con tutta una rassegna stampa, una rassegna fotografica. Speriamo, ci piacerebbe anche fare dei piccoli video, nel senso che abbiamo sempre registrato tutti i nostri eventi, si potrebbe fare una miscellanea e fare un piccolo video e metterlo comunque a disposizione o degli iscritti o dei simpatizzanti o comunque insomma di chiunque voglia vedere questi materiali. In ogni caso, tutti i video sono qui disponibili e insieme a tutto il materiale che abbiamo detto, insomma.
tutte queste istituzioni che hanno capito l'importanza che noi stiamo svolgendo. E devo dire anche che adesso stiamo facendo i passi per essere riconosciuti dall'Archivio di Interesse Nazionale, dalla Sovrintendenza per i Beni Archivistici ovviamente. Stiamo proprio facendo la domanda in questi giorni e la Sovrintendenza stessa ci porta a volte come esempio nei convegni, non ultimo il convegno di Bergamo un mese fa, in cui proprio ha mandato delle slide del nostro fondo e del nostro operato della nostra associazione, insomma, portandoci un po' come esempio di buona volontà, di entusiasmo, di passione, di recupero sul fondo milanese e di capacità anche. C'è da dire anche che la RAI ci ha dato le macchine analogiche con le quali si possono ascoltare i nastri analogici. La RAI sta dismettendo ovviamente tutto il settore analogico perché non rientra più ovviamente nelle capacità produttive, ormai è tutto digitale. Allora noi come associazione non profit abbiamo fatto domanda e gentilmente la RAI ci ha donato queste due macchine che sono le stesse macchine praticamente con le quali io lavoravo in RAI per fare il riversamento dei nastri di fonologia. E quindi diciamo siamo anche abbastanza attrezzati per poter, come dire, lavorare per conto terzi e quindi, e infatti lo stiamo facendo perché anche altre, diciamo, o privati o case editrici ci chiedono di riversare i nastri analogici perché ormai fuori non c'è più nessuno che ha né le macchine né la competenza di trattare questo materiale. Allora ci vogliono le persone un po' âgées come me che hanno visto quest'epoca, che sanno ancora come si fa il taglio e cuci sull'analogico e facciamo queste cose, quindi ci poniamo anche come servizio per conto terzi sull'analogico. Quindi da parte della direzione degli archivi c'è apprezzamento? Assolutamente sì, dottor Savoia, assolutamente sì, da parte dell'Archivio di Stato, grandissima collaborazione, perché l'Archivio di Stato di Milano ha il Fondo Respighi e il Fondo Toscanini. E quindi proprio anche con loro, con la dottoressa Maria Pia Bortolotti, abbiamo fatto due serate al Museo del Novecento, proprio anche lì in quest'ottica, cioè far suonare gli inediti di Respighi, far suonare questi pezzi, far spiegare, far vedere. Loro ci hanno portato delle magnifiche gigantografie, diciamo, del materiale originale che hanno nel fondo e quindi sono state esposte, tutti hanno potuto vedere lì al museo tutte queste, che non sapevano che esistesse un fondo Respighi e un fondo Toscanini in Archivio di Stato. Siamo rientrati nel progetto Expo, abbiamo fatto un piccolo progettino di sei piccoli eventi, anche questi sempre nell'ottica di valorizzare le eccellenze milanesi dislocate sul territorio, quindi Archivio di Stato, Palazzo Litta che è la sede della rappresentanza dei beni archivistici, Museo del Novecento, Museo degli Strumenti Musicali, proprio per affinché chiunque venga da fuori o anche i milanesi stessi possano avere comunque il contatto con queste eccellenze anche musicali, perché ripeto contengono anche dei tesori musicali tutte queste istituzioni. Speriamo di consolidare il rapporto. Adesso un'altra grossa iniziativa che stiamo facendo nell'ambito del progetto Negri, il 16 di dicembre, questa volta il museo si trasferisce al Piccolo Teatro, quindi faremo un evento al Piccolo Teatro che ci concede il chiostro e quindi ci sarà Giulia Lazzarini, Maurizio Nichetti, Lorenzo Arruga, la Rosalina Neri, Filippo Crivelli, quindi artisti, mimi, registi, cantanti che hanno lavorato con Gino Negri. Enrico Intra suonerà il pianoforte, quindi è la nostra Gaia Varon, beh, dico nostra perché sono sempre legata comunque alla RAI, Gaia Varon che è, conoscete benissimo, la conduttrice di Radio 3 Suite quando si fanno le manifestazioni della Scala o dai concerti in genere, e condurrà lei la serata, cioè avrà questo compito difficilissimo di far dialogare tutte queste testimonianze in onore di Gino Negri. Ma questo significa che l'abbiamo fatto al Piccolo Teatro perché era la casa dove Gino Negri ha insegnato e ha fatto tante musiche di scena per Strehler. Non dimentichiamo che Gino Negri ha fatto la traduzione ritmica italiana dell'opera da tre soldi di Bertolt Brecht, diretta da Bruno Maderna con la regia di Strehler. Quindi
diciamo, quando la Milano del dopoguerra aveva questi popò di personaggi che lavoravano insieme. E anche perché noi ormai non ci stiamo più al museo, perché il museo ha delle piccole sale, non ha sale che possono contenere 100 persone, e adesso le persone che ci seguono ormai sono tante, e quindi stiamo cercando anche spazi alternativi. Poi certo che poi faremo anche le nostre serate qui in casa nostra col pianoforte verticale, anzi ne abbiamo già in programma una per gennaio, ma insomma poi vi farò sapere, ecco. Naturalmente in questo luogo in cui ci sarà spiritualità ma anche carnalità, quindi finiremo sempre con uno spumantino e un taralluccio o una fetta di salame o qualcosa di mangereccio, insomma, ecco. No, ma poi ci stiamo attrezzando anche per proiettare cose, perché proprio per tutto il materiale che vuoi che preso dalla RAI, vuoi che riusciamo a trovare in giro, bisogna proiettarlo, come dicevo prima, deve essere visto. Il materiale non può stare chiuso in un archivio, in un faldone. Deve essere visto, deve essere sentito, le musiche devono continuare a circolare, altrimenti si uccidono due volte questi compositori. E quindi questa è un po' la nostra ottica, insomma, di aprire le porte a chiunque vuol venire, a chiunque vuol collaborare. Se vuol fare del volontariato, ben accetto ovviamente, se vogliono portarci materiali, ben accetti, raccogliamo tutto quanto. E pian piano catalogheremo, inventarieremo, catalogheremo, e comunque speriamo adesso di mettere anche online tutto questo, insomma, perché stiamo iscrivendoci anche al portale della musica del SAN, e quindi man mano tutto quello che scansioniamo mettiamo in rete, in maniera proprio che si possa conoscere, insomma, che si possa sapere.